siamo con Francesco Mezzoni, AlessioTorsoli per acifoglio.com. Allora, Francesco, una doppietta, la prima in maglia biancorossa, che consente al Perugia di espugnare un campo difficilissimo contro una squadra che direi ha dato tutto per cercare, diciamo, di quantomeno di pareggiarla, e vi ha messo a grande prova. Sì. Sono tre punti pesantissimi che, quando arrivano anche così di sofferenza, sanno più di vittoria, non so come dirti. Abbiamo avuto tante assenze, ma non è un alibi. Loro sono un'ottima squadra, un campo difficilissimo. E complimenti al Pontedera, ma ci portiamo a casa tre punti molto importanti. Senti, il primo gol è stato un gol da attaccante, diciamo, ha fatto quasi tutta la fascia e poi al volo proprio sembrava un gol che ricordava quello di Van Basten europei. Ce lo puoi spiegare? Visto come... Sì, praticamente non lo so, sono cose che ti senti un po' dentro. Cioè, avevo pazze che doveva andare lui su quella posizione, ho detto resta. Ho iniziato a chiamare la palla, poi Ciccio mi ha messo una palla che è quello il vero, diciamo, il 90% del gol. Io ci ho messo il piede. Comunque sì, ci sono arrivato prima col cuore e poi col piede. Senti, intanto ci puoi dire a chi vuoi dedicarli queste due reti, che comunque sono importanti? Li dedico soprattutto alla mia famiglia, a mia madre e mia sorella, che mi sopportano nei momenti in cui di down, e sono le prime a supportarmi quando invece le cose vanno bene. Sono sempre dietro a me in qualsiasi cosa, nel campo, fuori dal campo, sempre. Quindi questo gol sicuramente va a loro. Questi due gol. Perfetto. E, tornando alla partita, oggi la difesa è stata messa un po' a dura prova, no? Comunque era rimaneggiata, mancavano, insomma, dei tuoi compagni. Come ti sei trovato? Insomma, oggi è stata un po' forse una di quelle partite che il Perugia ha tirato fuori proprio veramente gli attributi. Sì, guarda, sono stati 90 minuti che, non lo so, più fisicamente è mentale la cosa, mentale che appunto devi stare lì 90 minuti, poi magari vedi l'orologio, manca l'altra mezz'ora, comunque devi stare lì, e loro ci hanno messo in difficoltà, non si può negare, però comunque lì tutti insieme, tutti 11, chi ci ha messo una pezza prima, chi ci ha messo una pezza dopo, e sono, ripeto, tre punti che li ha fatti il Perugia, ma anche chi non ha giocato, perché ci hanno dato una spinta incredibile. Quindi quarta vittoria consecutiva, e verrebbe da dire peccato che non si sia cominciato dall'inizio con questo ritmo, perché a quest'ora, diciamo, forse la classifica sarebbe stata ancora più rosea. Adesso il Perugia è salito a 42 punti, certo la seconda posizione è ancora lontana, però diciamo sono ancora diverse partite da giocare, adesso a cominciare dalla prossima in casa contro il Rimini. Ma sai, sono momenti, poi appunto cambia qualcosa, ci può essere una svolta, però comunque i giocatori sono quelli, l'ambiente era quello, cioè siamo sempre noi. Che può cambiare? Non ti so dire, ognuno ci sta mettendo davvero quel cud in più e appunto i risultati stanno venendo. Ok, mancano altre 15 partite. Mancano altre 15 partite, quindi ancora, diciamo, non è tutto finito, no? Diciamo, anzi, no, assolutamente. C'è tutto ancora un campionato da giocare, sono diversi ancora scontri diretti, quindi assolutamente. Però sicuramente la squadra, no, metterà fino in fondo, no, la propria grinta, certo. Anche grazie anche al mister Formisano, che vi ha comunque ridato una mentalità comunque vincente. Sì, il mister sta facendo un ottimo lavoro, e iniziando dal gruppo, appunto, come dicevo prima, che fin dal primo giorno ci ha raggruppato, ci ha fatto stare noi uniti, e siamo ripartiti da questo, che è una buonissima base. Poi quello sul campo, se io non corro per il compagno, possiamo essere forti quanto vogliamo, ma i risultati magari stentano a venire. Oggi corriamo tutti per l'uno per l'altro. Qual è il tuo obiettivo che ti sei posto? Ah no, l'obiettivo è... l'obiettivo no, non si dice, ma si puntano sempre le stelle ogni volta. Ok, perfetto, grazie. Okay, grazie.